ciao a tutti. Allora, quello che vuole presentare stasera è, come si può dire, ci possiamo un po' di rivolgere magari a chi è un po' titubante sull'utilizzo degli strumenti del Linux, almeno spero, e quindi volevo un attimo portare la mia esperienza che è legata alla shell, ovvero al terminale di Linux, e che ho utilizzato sempre in modalità in riga di comando, perché alcuni comandi si fanno appunto un po' seguendo i talk, un po' leggendo su internet, e un po' perché magari abbiamo imparato da varie fonti, e ogni tanto mi è capitato di utilizzare anche degli script, cioè, ovvero dal mio punto di vista provo delle sequenze di comandi più o meno sul terminale, che è un po' come faccio dei test, e poi li compongo all'interno di uno script. Script intendo un file di testo, quindi un testo editabile, comunque un pezzo di testo ASCII, diciamo così, che ha all'interno una serie di comandi. Allora, sono gli stessi comandi che si possono inserire nel terminale. Ad esempio, questo qui è uno script che ho preso da internet sicuramente. Comunque la sua funzione, adesso non si vede lo script, è la cycle, ok? Praticamente questo script veniva utilizzato in pratica per passare alla successiva finestra, ovvero i window manager normalmente lo fanno, nel senso che tipo alt tab passa da una finestra all'altra. Avevo al momento un sistema che per qualche motivo non lo faceva, o lo faceva in una maniera che non mi piaceva, e mi sono scaricato uno script che è abbastanza complicatino, però vi fa vedere che con un tot di righe si può ottenere un list, ok, questa è una variabile, lo spiego guardandolo così al volo, a cui assegno tramite l'uguaglianza il risultato di questa operazione. La variabile è list? Win list. Ah, win, ah, non vedevo sottolineato. Non lo vedevo, scusa, sono provo. No, no, si vede, adesso lo vedo. Ok, che tasto intercettava questo? Come, scusa? Per saltare da una finestra all'altra. Sì, la funzione di questo qui, vabbè, lo script si chiama cycle, praticamente, come dire, serve per ciclare all'interno di alcune finestre. Cioè, come dire, normalmente abbiamo la barra dell'applicazione, apre l'applicazione e questa ha il suo pulsante, chiamato così, nella barra, e ha la sua finestra che si vede a video. Tramite i pulsanti passi da una finestra all'altra, o con combinazione di tasti puoi fare un giro andando in avanti nelle finestre o un giro indietro, o meglio, in base all'ordine d'apertura normalmente queste hanno un ordine, ok? Quindi tipo 1, 2, 3, 4, 5, dopodiché ritorni alla prima. Se un window manager non ha già questa funzione al suo interno, la si può fare tramite script usando una serie di comandi, che volevo spiegare, e un programmino che dopo vado un po' a spiegare così, che permette di fare quello che fa normalmente il window manager, ovvero manipolare le finestre, cioè ne fa anche più cose, però tra queste fa anche la manipolazione. Aspetta la pressione di un tasto? Lo script può essere lanciato in varie maniere, cioè nel senso sei nella shell, nel terminale, gli dici esegui questo script e lo esegui una volta, e puoi anche associarlo alle pressioni dei tasti. La pressione dei tasti come del window manager, tipo alt tab, ad esempio, alt tab può essere un gira all'interno delle finestre andando avanti, quindi passa dalla prima alla seconda alla terza, e quando rilasci i tasti o finché stai eseguendo il comando vengono continuamente
piazzate le finestre, cioè la finestra attiva diventa quella che in quel momento è la variabile del ciclo, cioè finestra 1 visualizza finestra 1, finestra 2 visualizza il numero 1. Vabbè, comunque questo è lo spirito, poi si può agganciare a qualunque cosa, cioè per dire alcuni sistemi gestiscono quei sistemi, alcuni software gestiscono ad esempio il mouse che va sul bordo. Si può dire il mouse va sul bordo, può eseguire questo script, ok? Lo script alla fine è un file, potremmo dire, eseguibile in questo caso, eseguibile dal programma bin sh in questo caso, che comincia a leggere tutte quante le righe che sono all'interno dello script. Le legge una alla volta, quelle col cancelletto le salta, o meglio, quelle col cancelletto, questa la salta, questa qui gli fa capire che deve essere interpretato tramite questo eseguibile, e poi comincia a seguire tutte le righe. Questo è uno spazio, questo è un commento, quindi lo salta, questo qui è un, vediamo un po' cos'è, avanti così. Se posso far notare una caratteristica dell'eseguibile SH che si passa tutto il file di testo riga per riga, è che ad esempio secondo me assomiglia molto a un linguaggio di programmazione, però ha una caratteristica un po' strana che ad esempio continua a eseguire, cioè se io faccio uno script con, chiamiamolo così, un'anomalia o quello che potrebbe essere un errore, lei comunque va avanti e continua a eseguire, cioè non ha una gestione delle eccezioni. Cioè se ad esempio qui c'è scritto una stupidata, tipo manca una nuova lettera, così non andrà avanti a leggere le righe successive, portando magari anche dei risultati indesiderati, perché comunque continua a leggere riga, esegue, legge riga, esegue, e così. Sì, non è né compilato né interpretato. È interpretato, diciamo. È un letto. È un letto a righe, ha comunque cicli, quindi memorizza anche porzioni di codice. Però, come dire, non esce, almeno dove ho visto io, non esce dal programma, o puoi comunque catturare le eccezioni. Cioè, un'eccezione tipica di linguaggio sono di 1 per 0, assegnazione di numerico a variabile stringa che non può essere convertito, o il contrario. Normalmente vengono gestite tramite eccezioni, che sappia io, nella shell, almeno vi faccio degli script ogni tanto, cerchi di eseguire, lo fai finché non funziona. Se c'è qualcosa di anomalia all'interno, continua ad andare avanti. Magari l'output porta schifezze o niente, però continua ad eseguirlo. Allora, stavo spiegando ad esempio la prima riga. Ok, questo non è lo script che ho fatto io, però ho preso spunto da questo, l'ho utilizzato con un domain, se non ricordo, e poi da questo ho detto, ma perché non uso per fare un'altra cosa? E ho preso spunto da... Allora, winlist è una variabile, ok? Quindi una winlist è una dichiarazione di variabili, a meno che sappia io, tipo non è che gli dici questo qui è un time, gli dici questa è una variabile. Cosa ci mettiamo dentro? Il risultato di questa operazione, ok? Che sarebbe dollaro, aperta parentesi, 2mctrl, meno x, meno l, concatenato con avk e questa cosa qua. Allora, provo a spiegare un pochettino com'è la faccenda. Allora, all'interno delle parentesi c'è un comando, diciamo così, o meglio una serie di comandi. Il dollarone serve per dire prendi tutto l'output di quel comando, che sarà su più righe, e ogni riga sostanzialmente diventa una variabile di un array, diciamo così. Cioè, un array è... come dire, una struttura di dati che ha degli indici tipo 0, 1, 2 e così via, e su ogni indice c'è una variabile. Potremmo dire che è una variabile che contiene più variabili, okay? È abbastanza comune, però per spiegarla brevemente è una, questa variabile qui alla fine conterrà tante righe, una più righe, insomma, ecco. Potrebbe anche essere vuota. Comunque, allora, il dollarone serve per dire prendimi l'output e espandilo all'interno di questa variabile, ok? UMCTRL è un eseguibile che possiamo dopo testare nel terminale cosa fa. Meno x meno l sono due opzioni che poi vediamo mai cosa fanno. Questo qui è la concatenazione. Ecco, anche la VK è una
un altro eseguibile, ok, che ha una dicitura che magari è abbastanza comune in altri linguaggi. Comunque dice, prendi il risultato di questo VMCTRL e lo metti all'interno di AUK. Print $1 significa prendi la prima parola praticamente. Ok. Se ad esempio faccio il AUK print di questa stringa, mi ritornerà get, la prima parola di quelle righe. Quindi winlist, come dice anche il nome, sarà per mettere... Forse ti farà il cancelletto, sai, o no? La prima cosa che ti prende sì, è il cancelletto. Che c'è lo spazio, sì, comunque, facevo l'esempio, no? Sì, sì, sì. La prima? Però sì, sì, se non fare il cancelletto, sì, stringa, sì, sarebbe la stringa, sì. Sì. Allora, stavo dicendo... Prendi l'altra parola. Sì, possiamo testare questo comandino qui all'interno del terminale. Ad esempio ci prendiamo il terminalino. Sembra un po' scolato. Allora. Avrei usato, ce l'ho spiegato più volte, però vale la pena ricordare che selezionando questo testo e posizionando sul terminale, schiacciando la rotellina, si copia quello che è nel buffer di selezione del testo. L'ho detto più volte, però è stato carino. Quindi ho copiato il comando e mi aspetto che mi dia un risultato. Già questo qui... vale la pena insomma di fermarsi 5 minuti, diciamo, è un casino, però in realtà è una cosa che per me è abbastanza utile, ovvero questo comandino qui è riuscito a reperire all'interno diciamo di quello che ha messo a disposizione del Linux quella che è la situazione delle finestre. Okay. Qui ci vuole un po' di intuizione, però ad esempio si può capire che il risultato intanto è tutta questa porzione qua. Okay. Dopodiché qui è ritornato nel prompt di comando. Questo qui ha tutta l'area di essere un codice, un identificativo progressivo univoco, ovvero non dovrebbero esistere due finestre, non esisteranno due finestre che hanno lo stesso indirizzo, lo stesso nominativo. Qui abbiamo un'altra proprietà che adesso non è presente, cos'è, probabilmente sarà quello massimizzato, minimizzato, cose così. Qui c'è un po' una cosa che ti fa capire che tipo di finestra è. Ad esempio qui, curiosità, c'è il pannello di X7C. Magari può sembrare strano, ma in questo caso il pannello di X7C è un effetto di una finestra. Qui ad esempio c'è il nome dell'host. L'host è come dire il nome del computer. Il nome che possiamo assegnare tramite Linux al computer, e questo qui è un'ulteriore descrizione di quello che è abbastanza ridondante, cioè si vede xfcpanel.xfc4panel plus maiuscola, e qui si trova nuovamente la stessa descrizione. Comunque non c'è dubbio che si riferisce alla finestra del pannello di xfc. Qui abbiamo un'altra finestra addirittura il desktop. Anche il desktop è un eseguibile che permette di vedere sullo sfondo dell'ambiente una serie di icone e altre cose. Anche questo qui viene visto da VMCTRL come una finestra in pratica. Okay. Anche qui c'è lo stesso nome dell'host e poi qui scrivania, che è un'ulteriore caratteristica. Abbiamo anche il CMGN, il metodo di testo, che ha qui un'altra cosa, e questo qui è un file che avevo aperto, e anche qui un'ulteriore descrizione dello stato in cui è quella finestra. Zero adesso dovrai capire cos'è, probabilmente non è né massimizzato né minimizzato, e in quel momento ha aperto questo file di testo.
cosa vediamo? Tuner, gestore di file, anche qui è scritto Alessandro nel nome dell'utente, gestore di file. Questa potrebbe essere effettivamente la label della finestra. Okay. Quasi tutti gli ambienti hanno, non si può chiamare la barra del titolo. Questa qui non è sottoforma di finestra, però se ce l'avessi scrivere la scrivania. Questo qui, il gestore dei file, poi sicuramente sotto di sé ha questo tipo di script. Va bene. Questo qui riguarda invece il terminale esterno, around è il terminale che ho usato all'inizio per gestire i due schermi, KDN Live sta registrando il video, qui c'è un altro pannello, ho aperto un altro pannellino che volevo utilizzare, successivamente si può spostare addirittura da uno schermo all'altro e questo evidenzia che è una finestra a tutti gli effetti. Cioè il pannello passa dallo schermo 1 allo schermo 2, trascinandolo come fosse una finestra. Qui c'è un terminale, un navigator per Firefox e vale così. Allora, per capire un po' cosa fa questo comandino qui, possiamo ad esempio digitare UNCTL e qui viene fuori scritta la pappardella. Qui abbiamo usato l'opzione X ed L, quindi brevemente si può dire che X, dov'è? Sì, visto sotto giù. L'hai visto? Giù. È un'opzione, quindi praticamente include VM class nel middle list, o interpreto quindi essere VM class. Quindi praticamente nella lista, che ho visto qua sopra, viene scritto anche il Google Class Name, che è questo. Video Manager Class Name. Se qualcuno ha avuto esperienza con Video Manager che utilizza dei file di configurazione testuali, questo termine si ritrova ed è lo stesso che viene utilizzato qui. Quindi se ad esempio abbiamo un Video Manager, qui si può scrivere tipo un Class Name, una Video Class Name, non dico Firefox per dire, che agisce su quella finestra e lo stesso vale per questo file qui, cioè permette di agire sulle finestre dicendo le finestre che scriviamo a Firefox, che ne so, le mettiamo massimizzate oppure le mettiamo su metaschermo, queste sono le opzioni che si possono fare, oppure anche lanciamo un comando, chiudiamo tutte le finestre che hanno come classe Firefox e si chiudono tutte le istanze di Firefox. Quindi questa qui, da meno X, è un'opzione che permette di avere una query delle finestre più prolissa, con una caratteristica in più. La L è abbastanza intuibile, L list, è dato che comunque i comandi partono sempre da parole inglesi che fortunatamente somigliano all'italiano, quindi list vuol dire lista. Le finestre, manager, vuol dire gestite, poi le window manager, gestite dal window manager. Okay. Quindi il comando qui sopra che abbiamo dato è dimmi tutte le finestre con il nome della classe della finestra. Ok. Questo qui lo scriveremo copiato, poi ho una serie di altre istruzioni che vengono anche spiegate qui, fortunatamente hanno scritto molti commenti. Prende l'ID della finestra che in quel momento è attiva e anche qui esegue delle operazioni che sono prende le proprietà della finestra, all'interno di questo risultato cerca all'interno una stringa che abbia come qualunque carattere più net active www e poi lo mette all'interno di VK che prende la seconda parola e la formata in questa maniera qui. Sono un tipo di inglese da cinema, poi li concatena questo. Sono espertissimo, comunque si può andare a informarsi meglio su come funziona. E poi qui sono tornati una serie di comandi. Per arrivare al risultato di switch to window, ovvero sempre tramite VM CTRL
che prima era usato per sapere che finestre erano attive. Una volta ricavato il nome della finestra cui saltare, viene usato il CTR IA applicato alla variabile switchTo. SwitchTo avrà un nome, un riferimento alla finestra, e questo script permetterà di saltare quella finestra. Okay? Quindi lo script cycle permette di individuare la prossima finestra, diciamo così, rispetto a quella che attualmente è attiva, e va su quella tramite tutti questi comandini, abbastanza diciamo complicati. Comunque possiamo vedere le opzioni I ed A, così capiamo un po' come fanno. La troviamo sempre qui come spiegazione. Allora vediamo A e Win. Questo tra due comuni intende dire apice, si chiamano? No, si chiamano circolo maggiore minore. Questi simboli, tutti i simboli, significa che il meno A si aspetta dopo un spazietto, che non fa mai male, una serie di spazi e un riferimento alla finestra. L'effetto sarà activate the window, attiva la finestra, switchando al desktop della finestra, e rising it, che sarebbe alzandola. Cioè è abbastanza, sembrerebbe scontato, poi in realtà ti spedisce in certo senso a quella finestra, ovvero la finestra si trova sul secondo schermo virtuale, va sul secondo schermo virtuale dove si trova e la massimizza, altrimenti lei rimarrebbe magari nella barra che è quello che diciamo servirà anche dopo. Poi l'opzione meno i interpreta questo win S numerica win di D, ok? Qua ho bisogno di che cavolo vuol dire, io ci ho pensato un po' e dopo quando l'ho utilizzato ho scoperto che questo win è un po' generico, cioè può essere interpretato come la classe della finestra, tipo Firefox, oppure con i diventa numerico si intende questo qui, okay, quindi questo è il riferimento numerico alla finestra. Ok, quindi prendo spunto un po' da questi comandi, ho deciso di fare un mio script. Okay. Allora, praticamente la prima di script che ho fatto, magari non so se è utile vederli, ma però quello che ho creato io è questo. Sono poche righettine, di cui addirittura questa deve essere che non mi serve neanche. Comunque, allora, quello che mi prefiggevo di fare era una funzione che cercando su internet non riuscivo a trovare. Sostanzialmente cercavo più o meno le parole che cercavo erano guardanti le finestre e creare dei lanciatori, che nel caso ad esempio di XFCE, dei lanciatori che permettessero di, che si chiama avviatore in questo caso, non soltanto di avviare il programma, ma anche di eventualmente di fare di utilizzare quello già presente, ovvero ad esempio questo qui è un avviatore di XFCE tipo un'icona o come sotto carta. E ci metto qua dentro un'applicazione tipo terminale, okay. Questo qui ha un terminale, quando lo schiaccio mi ha tomato cosa che può essere, io non volevo in questo caso. Avrei voluto un'icona che mi permettesse di lanciare il terminale quando non è attivo, o eventualmente di visualizzare le finestre del terminale. Quindi su internet cercavo delle cose, tipo ad esempio SFCE, launch over raise, e ho trovato un sacco di script, cosettine, però non mi avevano convinto, anche applicazioni, plugin, tutto di più. Quindi ho pensato, magari provo a scrivermi uno io, semplice, e questo è stato diciamo l'obiettivo che mi sono prefisso in una o due serie per risolvere questo piccolo, mi dava un fastidio insomma che dentro alcuni sistemi
avessero questa capacità, e qui invece installando, cercando anche nelle varie qualità delle barre, le cose, non ero riuscito a realizzare nulla. Anche qui è bello perché ti permette di inserire un sacco di icone, di link, eccetera, eccetera, però comunque se schiacci ti apre una nuova istanza di quel programma, cioè se hai fatto, se te l'ha provato. No, ma questa cosa non piaceva. Quindi in pratica ho cominciato a costruire lo script, che adesso è caratterizzato in questa maniera. Però in realtà ho dovuto costruirlo piano piano con l'utilizzo del terminino. Allora, beh, intanto questo UMCTR che si vede qua, XL, è molto, molto simile a quello che c'era prima nell'altro script. Ovvero, prima era scritto così, meno X, meno. Però il risultato è lo stesso del XL, cioè si può contare la serie di opzioni mettendo tutte quante le letterine di fianco a barra. Quindi in pratica, come prima cosa ho fatto, ho detto mi serve vedere che finestre sono attive in quel momento per capire se il programma che voglio lanciare io, questo terminale o carto che è già presente nelle finestre. Se non è presente, eseguo questo studio di eseguibilità, altrimenti lo cerco di portare la finestra in preview. Quindi questo è lo stesso risultato che abbiamo visto prima. Dopodiché ho fatto questa cosettina qui, grafi command line. Ok, va bene. In pratica adesso se do la command line qua, vediamo scritto costruito così non dice poco, però in realtà è il primo parametro che viene passato allo script. Adesso finché lo costruivo non avevo ancora fatto questa struttura, perché provavo non venisse da niente. Però il risultato poi è quello di riutilizzare lo script in più maniera. Quindi command line uguale $1 assegna la variabile command line, come sono inventato io inizio scrivo sempre pippo 2, poi alla fine scrivo in inglese, esatto. Quindi command line $1 vuol dire che quando richiamo lo script, la prima parolina, diciamo così, che si trova dopo l'esecuzione dello script si chiamerà $1 e la metto nel mio contenitore command line. Significa che io voglio che in prima posizione sia passata la command line. Ovvero, questa è la cartella che ho messo di script. Se io scrivo così, SH, questo script è web, l'ho chiamato webctl.sh, li scrivo così, quando verrà chiamata SH, questo famoso bin SH, che esegue lo script webctl.sh, si trova in prima posizione, chiamo così il numero 1, metterà 111 all'interno della variabile command line. Io che ho poca parte con gli script, all'inizio poi scrivo tipo così, scrivo una roba così, che mi ricordo io non funzionava, cioè nel senso è abbastanza legnosetto il discorso, cioè questa la vede come una variabile o comunque un riferimento, un puntatore o cosa del genere, questo qui è un segno di uguaglianza e $1 è in realtà $1 perché va a cercare il valore che si trova all'interno della variabile 1 in pratica, ok? Variabile chiamata 1 che va quel valore lì. Stesso discorso per analogia vale per parano uguale $2. Anche qui nel mio script quando lo chiamavo, se scrivo qua ad esempio 2222, questo il nostro interprete quando comincia a eseguire fa command line uguale 111, param uguale 2222. Poi metto un print sotto, metti print o echo. Ecco $1, ecco $2 e mi ha scritto esatto. Quindi possiamo anche fare. Esatto, quello che dici te esattamente un po' come questo script. Come debuggare praticamente un po'. No, esatto, una cosa così. Cioè,
non costruisco mai troppe cose, cerco un po' di capire come funzionano, perché molte volte mi dimentico il funzionamento e quindi possiamo ad esempio cominciare da una cosa abbastanza base. Adesso ho guardato un editor che non so se abbia il commento multiplo. Vabbè, no, mettiamo un po' di commenti a mano. Alcuni editor probabilmente senza più righe direi commenta il blocco, l'editor riesce a capire che linguaggio è e commenta tutto. Comunque tanto quello lì facciamo così. Facciamo, commentiamo un po' di funzionalità che possono essere fastidiose e siccome non conosco bene come funziona il passaggio delle variabili dello script, come diceva il buon Stefano, facciamo echo, facciamo dollaro stavolta, perché voglio visualizzare una variabile. Facciamo mettiamo qua solito trucchetto del seleziona e rotellina, schiacciando sulla rotellina del mouse, e poi possiamo vedere cosa fa invece. Ecco, non sto qua in camera, ma command line, vediamo un po', aspetto che visualizzi questa cosa qui che sta provando. Possiamo fare un po' di salva. Beh, command line, stampa command line. Vabbè, però non ricordo mai, sai, devo stampare command line, giusto come tu mi hai insegnato che facendo control V, cancella tutte le parole e va all'ultimo spazio. E qui adesso proviamo a vedere cosa succede. Così fa, ha fatto uno spazio vuoto e command line, quindi cosa ha fatto? Ha fatto il print sullo schermo d'ingresso. Sì, esatto. Quindi praticamente ha visto che command line è vuoto e sotto invece mi ha scritto esattamente questa qua è la stringa a questo punto che si chiama command line. Quindi ha ripetuto lo stesso testo. Se vado qui e faccio così, gli mettiamo 1, 2, 3, 4, ha scritto 1, 3, 4 command line. Quindi in pratica questo discorso di parametri funziona come ricordavo. Se vado ulteriormente a fare l'effetto successivo, possiamo fare parano, control S salva, salva, control S, perfetto, e torniamo al nostro terminalino. Così ci mettiamo anche 4, 3, 2, 1, 1, 3, 4, come l'hai fatto di 1. E diciamo che si riesce a passare delle variabili allo script. Okay. Magari una delle ultime cose che si fa, perché prima magari si scrivono delle stringhe all'interno, poi le variabili permettono di rendere più generico lo script e quindi di comandarlo, di riutilizzarlo. Ovvero questo è lo script di base, poi lo utilizzo su più programmi, ovvero questa qui è la nostra barra, questo lanciatore qui potrebbe avere cercami la finestra del terminale o lancia. Qui di fianco ci possiamo mettere un altro elemento, non so, mettiamo tipo l'avviatore, aggiungi, collegato a qualcos'altro, tipo gli mettiamo, facciamo un panino tipo PC, non so va bene. Magari possiamo utilizzare lo stesso script e dirgli vai a cercare la finestra di UNC, se la trovi la puoi vedere, se non lanci un UNC. E quindi io chiamo la command line per capire che la command line mi posso usare ad esempio UNC viewer. Okay, quindi cerco di UNC, fai l'esecuzione dello script e fammi visualizzare la finestra. Ok. Quindi qui abbiamo visto poco come funzionano i parametri, che è sempre interessante. Allora, questo qui, result uguale, sto bagliando di cose, sono simili a quello che, come si può dire, che si vedeva nel dato script, anche qui ho fatto scopiazzato. Ovvero, cerco di mettere la variabile result, risultato,
quello che viene fuori dall'interrogazione delle finestre, come abbiamo visto prima, passato al comando grep, menui, che cerca la command line, ok, e poi viene passato all'interno di AVK che fa il print del primo, della prima parola. Allora adesso apriamo un po' il comando, quindi come dire, testiamo cosa fa questa cosettina qua. Quindi prendiamo il risultato di tutte le finestre e gli applichiamo questo ulteriore comando grep-i, e questa cosettina qua. In realtà command line è una stringa nel caso di uno spazio terminale, quindi potrei metterci un nome scolpito diversamente. Provo a spiegarmi, metto qui e ci mettiamo, siccome non esisteva la variabile command line all'interno della shell, okay? Ci mettiamo, che ne so, ok, praticamente cosa ha fatto? Anziché eseguire tutto, farmi mostrare tutta la lista delle finestre, questo qua tabella qua, ho fatto vedere solo le righe che contengono la parola extend. Okay. Anche qui I. Se mi ricordo male, serve a dire che non deve essere case sensitive, okay. Perché ad esempio tuna non è il nome dell'eseguibile, sì. Mentre il mousepad lo è, e questo qui no, però tuna, cavolacci, ha la T maiuscola, non lo beccherebbe, cioè l'eseguibile non si chiama esattamente come la classe della finestra, pensate cosa si va a fare. E invece con meno i diventa un po' più facile tracciare la finestra in base al numero delle eseguibili. Ok. Allora abbiamo trovato externo, già qui il caspiteno, ho trovato la riga, però ci sono ancora troppe cose in questa riga. Perché a me serve o la classe della finestra, che serve questa, che molte volte corrisponde all'eseguibile, oppure questo il numerico. Io ho preferito cercare il numerico, che siccome si trova sempre come prima parola nella colonna, ho detto bene, usiamo questo famoso AVK e cerchiamo la prima parola di tutta la linea. Quindi andiamo a testare tutto quanto, questo comandino qui, lo mettiamo all'interno del terminale. Allora, dobbiamo andare a modificare qui questa cosa qua, che ci metteremo. Abbiamo ripulito un po' la situazione, possiamo recuperare tutto, andiamo con la finestra, ok, andiamo qui e riscriviamo nuovamente externo. Funziona contro L su externo. Su externo funziona? Yes, sì. Su questo. Quando vuoi pulire lo schermo, contro L. Contro il destro, però. Posso destra, non c'è di lascio. Ah no, a me, no, anche lui, anche sì. Sì. No, no, control L. Ah, lo so qua. Ah sì, devi avere più di una riga. Sei più di una riga. No, perché non ho ancora compilato la riga. Sì. Ah, okay. Sei una riga solo non ti. L'ho scritto così. Così. Bene. Allora, qui va ritornato il numeric ID della finestra. Ok, prima avevamo visto UMCTRL permetteva delle opzioni tipo la A, che sapevo cosa sta che versione è, permetteva di saltare quella relativa finestra. Quindi io vorrei ad esempio poter saltare a UMCTRL-A, meno I anche,
Ok? È questo qua. Ok, quindi volevo dire, se io vorrei cedere il fammi vedere la finestra che apre come il binario questa qua. Che è questa? È quella in cui sei, è sempre che spero. È il mico terminale che è l'unico. Sì, no, non è quello che volevo dire, fammi vedere la finestra. Questo la puoi andare. Devi filtrare per no, ho fatto un attimo. No, questo è il semplice termine, quindi non istamentare. Ah, ok. Allora aggiunto gli argomenti. Comunque questo, questa finestrina qua in cui all'interno ho scritto Alandra, che a sua volta. Cioè, siccome ho fatto un po' di casino, nel senso che mi ero accorto che non riuscivo a spostare bene le finestre dall'altro sistema, ho creato il semplice. E poi in maniera un po' artigianale ho lanciato alcuni eseguibili dal terminalino. Quindi questo qui ha aperto la finestra avanti, ma a sua volta ha lasciato attiva la finestra externa. Se io sposto externo nell'altro schermo, faccio così, vediamo cosa succede. Non si vede niente perché in realtà mi ha massimizzato la finestra nello schermo. Adesso lo porto di qua, la nascondo con questo quello qui, soprattutto non si vedeva niente, me la diciamo massimizzata, mi ha fatto vedere il desktop, eccola la finestra. Bene. Questo è già un buon risultato, cioè qualcosa sono riuscito a fare, sì dai, più o meno siamo sulla strada giusta. Quando riesco a ottenere questi piccoli risultati dico dai, per così l'ho fatto, posso proseguire. Ok, quindi tutto questo cordello qui metterebbe in result un certo risultato. Andiamo avanti con il sistema suggerito sempre da qualcuno in debate e mettiamo, dovevamo e result. Si vede che ne ha fatto in americano questi sistemi. Ctrl S salva, bravissimo. Ok, sempre questo comando qui. Non si vede, ma lo faccio sempre dopo le modifiche. Quindi cosa mi aspetto che faccia? Si legge i parametrini, metti in risalto tutta questa cosa e poi mi deve far vedere a video il valore di risalto in quel momento. Quindi, vediamo, scrive CTRL R, ma della pulizia, facciamo SR, l'ho scritto, che è quello che abbiamo sotto, e gli mettiamo il nostro command line, mettiamo sempre XR. Ok, perfetto. Ha messo all'interno il valore della variabile, quindi eseguendo così lo script fa quello che deve fare. Se proviamo a mettere un'altra cosettina, mettiamo che lo so, mettiamo il semplice terminal, abbiamo scritto qualcosa, ha trovato ben due identificativi. Perché evidentemente ho due finestre aperte. Quindi in pratica il result cosa è diventato? Il famoso array che dicevo prima, ovvero variabile col primo indice e poi col secondo indice. Okay. Il result ha più di un valore. Benissimo. Andiamo avanti. Poi qui c'è un piccolo blocco, ok, praticamente da questa riga si può definire un blocco nella shell, cioè in SH viene scritto come if all'inizio e fi alla fine. È abbastanza una cosa comune, comunque in pratica è un operatore condizionale che permette di saltare blocchi di codice, altrimenti la shell continuerà a processare le righe. In questo caso cosa vogliamo fare? Vogliamo intraprendere una decisione in pratica. Vogliamo se il risultato che abbiamo cercato prima ha qualcosa dentro, ovvero ha trovato una finestra che si chiama in quella maniera che ho specificato,
anche se ho specificato un eseguibile, ok? Fa una cosa, se invece non la trovo ne fai un'altra. Allora, anche lì ho dovuto un po' cercare su internet, praticamente questo tipo di dicitura di questa linea sta a significare se l'esalto, l'ho messo tra apicetti, meno z, praticamente testa se vuota, ok? Cioè dice se l'esalto è vuoto, ben allora fa questa cosetta qua. Il risultato invece del test negativo, ovvero che non fosse vuota, l'ho fatto così, farebbe saltare le righe fino a che non incontra una riga che si chiama S. Io la vedo un po' come delle scelte, dicesse usi questa cosa qua, cosa mi dice? Ah, fai questa cosa qui, però mi dice di saltare tutte le righe che non siano S, okay. E da lì ricomincia a processare. Io almeno l'ho vista in questa maniera, non fa chissà quale meccanismo. Ok, quindi praticamente se l'esalto è vuoto, esegue questa cosa qui, il commento praticamente cosa fa? È exec $command line $palm, ovvero esegui all'interno di un altro processo, quindi praticamente viene avviato una subshell. Come? Una subshell. Subshell si chiama? Sì, anche un altro processo, quindi sì. È come metà tra parentesi. Ok. E command line, quindi praticamente quello che ho passato con il comando con un parametro. Ok, all'inizio lo scrivo semplicemente command line, perché ad esempio, non so, dicevo check mix type, il parametro l'ho utilizzato perché ad esempio si poteva ad esempio usare sempre il terminal, se si scrive così in un tab, te ne apri una computer, ok? Perché io ho usato spesso externa per cui default, però cominciavo a avere 20 terminal molto affidati. Fortunatamente ho scoperto che si può utilizzare il tab senza stare a fare apri scheda, quando lo lanci puoi farlo già con qualunque schema, quindi con un solo terminalino è più positivo al suo interno. Ok. Quindi il parametro sì, è una cosa utile da appendere all'eseguimento. Un'altra cosa che volevo dire, sì, che avevo utilizzato i doppi apicetti. Allora, normalmente finché, come dire, debugo uno script, mi succede molte volte di dimenticarmi che gli spazi, come dire, interrompono le stringhe. Adesso qui non so se lo sono più necessario mettere tra apicetti, però permette di tenere unito il risultato. Cioè, il gioco è spazio vuoto, ma non è lì. Esatto, se vuoto te lo tiene. Ti tiene tutto unito, esatto, anche caratteri speciali. Sì, invece gli spazi, cioè, come dire, hanno un significato per Linux, chiaramente, con lo spazio, allora la stringa è unica di meno. Esatto, è come una stringa unica, esatto. C'è la variabile, altrimenti si fermerebbe, come dire, al primo uno spazio. Sì, caso. Sì, lo vedo come un altro comando, praticamente. Esattamente. E è una cosa abbastanza fastidiosa. In questo script non ci sono molte magari. Beh, qui c'è command line, ad esempio. L'ho messo tra apicetti. Ok. E, vabbè, sì, comunque permette di avere una maggiore sicurezza che le stringhe che non utilizziamo non vengono interpretate in realtà come un array di stringhe. Perché ad esempio prima avevo visto che più un comandino, in realtà abbiamo fatto l'eco di risalte e ritornava esatto questi due come dire, valori. Se io testo senza mettere questo valore all'interno dei apicetti,
viene visto come due ali distinte, può trovarmi bene come, come... se invece avete da piccetti diventa una stringa lunga questo, questo valore. Ok, vediamo qui, io posso anche decommentare questo, allora questo qui è else, ok, è il, la possibilità di dire se questo check, questo, questo test così, è fallito, quindi il risultato non è vuoto, quindi nel nostro caso abbiamo trovato una finestra che corrisponde a quello che stiamo cercando, mi salti a quello che c'è tra S e un'altra parola chiave, potrebbe essere un SIF o IF. No? E cosa eseguo? Qua ho messo un eco result, mi è rimasto dentro, ovviamente perché finché lo scrivevo non sanno bisogno di capire cavolo mi è arrivato quel punto lì. E qui invece che è il comando che abbiamo utilizzato prima mettendolo direttamente nel terminale, ovvero di CTRL di saltare, farmi saltare alla finestra che mi serve, okay. O meglio, la finestra identificata da questo progressivo. Okay. Qui diciamo che lo script è completo, ovviamente quando l'ho fatto potevamo sbagliare, facevo casini, perché ho visto che è molto sensibile anche qui, ad esempio, se non metti gli spazi giusti, se, anche il testo non viene spontaneo, scriverlo tra parentesi tonde invece che tra parentesi quadre. Scrivo male, anche ad esempio ho visto che aveva problemi anche andando a capo con, in questa maniera. Ho cercato un po' di soluzioni, poi questa qui è una soluzione funzionante, viene interpretata correttamente dal... Funziona anche a capo, però devi, devi levar via il punto e virgola. Ah, il punto e virgola è... Sì, devi levarlo. Poi ma anche a me piace tenerlo così. Così funziona. No, però anche a me piace che sia sulla stessa riga. If, allora, e va a capoliga, perché mi piace di più. Quindi il punto e virgola è un po' come un altro comando, gli dai un comando successivo, e then. Se questo, allora, ma di solito in tutti i linguaggi si fa se, then, e dopo si va a capoliga. Il punto e virgola non è una cosa che uso molto, sinceramente, cioè nel senso... No, è qua, per tenerlo sulla stessa riga, se no ti tocca far così. Così funziona. Va bene. Ok, allora, in pratica, adesso qui c'è la cucina, però proseguendo, cosa vogliamo fare? Vogliamo collegare lo script a, al lanciatore. Questo era il mio scopo. Quindi non usare i lanciatori che vengono proposti normalmente, ma utilizzare uno script come, come lanciatore o visual di coordinamento. Quindi in pratica il comando, qui, perfetto, molto bene. Poi andiamo a cercarci, quindi andiamo a cercarlo qui con mettiamo quindi mi ha già composto bene il comandino. Ma sinceramente mi mancano i nostri parametri. Mettiamo questa cosa qua, un po' fastidio. E li vediamo, effettivamente c'è ragione, ma non mi so perché sono gli spazietti qui che erano fastidiosi. Tipo l'ho fatto. Non ho avuto fiducia nel, nel programmino che aveva lì. Quindi fa così, tolto il percorso. Qui possiamo mettergli, ad esempio, aggiungiamo primo argomento che è questo, non serve molto di stare e saliamo. Speriamo di aver fatto correttamente. Ho guardato così, se non c'è il figlio, perché giustamente non avrei scritto così, proviamo. Facciamo una piccola operazione manuale perché non è eseguibile, allora può essere interpretato come sì, perché se il file è eseguibile viene lanciato senza SH. Infatti
Così invece funziona anche se non è eseguibile. Perché l'eseguibile è SA. Sì. Qui fa parte dei tentativi, quindi SH che si trova nella parte del sistema, quindi viene eseguito questo qui, in SH, prendi quello che abbiamo dell'utente, script per remove SH, lo esegui con un ulteriore momento esterno. Ok, lo salvo. Apparentemente non ha fatto nulla. Ed effettivamente non ha fatto più nulla. Non c'è così la che non fa. Ecco, questo qui è il caso a cui appunto bisogna andare a debuggare. Perché non mi ha portato la finestra e non avrei visto. Ma devi dargli anche il parametro o no? Non gliel'hai messo? L'hai messo esterno. Ma è uno solo. Cioè hai messo command line e quello è l'uno. E il 2? Il 2 è facoltativo. Facoltativo. Sì, cioè nel senso se vuoi aggiungere dei parametri all'eseguibile. Sì. Sì, giusto. Quindi allora, potrebbe essere un errore mio che comporre questa stringa. Come provare a lanciare a terminare quel comando lì prima di esatto e poi e quello che volevo fare che non sia la doppia la metà dietro l'esterno o no? No? Adesso vediamo un po' com'è. Sì, perché sì. Esatto qui non ti dà un ritorno meno che vediamo se potrebbe risultare questa cosa qui no possiamo fare questo comando qui mettiamo a terra il nostro amico terminale vediamo cosa ci ritorna. Vediamo un po' dove ho sbagliato. Ti scrivo dove fare diretto dove si ah, poi ci sono gli spazi, devi metterlo tra o no? Script per lug, può darsi che non lo prenda perché ci sono gli spazi. Cioè, metti solo grafici invece che di quelli. Quando è la tua distinta? Posso dire che ho sbagliato. Il risultato è che SA ha un altro auto con un eseguibile per il file. Stiamo tutto che ha funzionato. Quindi significa che come stringa la tilda non viene vista come stringa, cioè le appicelli hanno rafforzato il fatto che lui deve interpretarlo come stringa. Quindi tutti i caratteri speciali, tra cui anche questo, se è stato un backslash, un escape di qualunque tipo. Dovrà aver visto sempre quella come stringa. Cioè la tilde non la prende come home. No, ho visto stato il mio errore. O forse bisogna mettergli un tipo. Esiste home, mi pare, come variabile. Home. Mi pare che esista la variabile home, dollar home. Sì. Può darsi. Prova a fare home. Dollaro. No. Sì, sì. Dollaro. Sì, cioè, dollaro. È dollaro lì. Ah, non vedevo. Quindi, allora gli metti quella si potrebbe un po' così effettivamente ah visto uno fa quello che no cioè ecco ma, mi hai detto ho conosciuto subito maiuscola perché solitamente le variabili chiamate con il sistema non so questo funziona anche minuscolo va bene comunque vai prova no ti dice no minuscolo no se è giusto maiuscolo l'ha fatto? Quello che l'ha come tra virgolette sono il testo. Abbiamo capito. Vabbè.
spiegare meglio, esatto, se si riesce comunque all'interno di una stringa a farla interpretare come, in, come una variabile, anche se stiamo all'interno di una stringa. Adesso questa cosa non mi viene molto, molto naturale. Ma bisogna mettere per forza l'apice? Senza apice funziona. Ma scusa, sei già all'interno della cartella script del RUG e poi lanciarlo senza. Adesso funziona. Sei già all'interno delle adesso funziona, vista. Scusa? Sei già all'interno delle cartelle script del RUG. Si potrei già lanciarla da lì senza. Ma mettere senza il mettere il directory completo. Adesso qui effettivamente, vi ringrazio comunque perché tutti intervenite, mi sono accorto effettivamente che l'apiceto singolo è molto più forte dal punto di vista del considerare stringa quello che c'è all'interno. Ad esempio la variabile home è stata riconosciuta per il doppio apice, che evidentemente i doppi apici vedono come stringa, ma la shell dice aspetta, controllo comunque se esistono delle variabili al suo interno e vado a fare il replace di dollaro home con il valore di home. Quindi direi che da questo punto dovranno esserci su come comporre la stringa. Prova ad andare dentro là e modifica. Esatto. Quindi a questo punto qui usiamo il doppio vediamo se va. Che sono una buona cosa. Insomma direi che a questo punto vediamo. Cazzarola, cioè. Non dato. Che altro può essere? Supporti in SA come un supporto SA? Cioè, prova a togliere SA davanti. Ah. Che lo fa? Sì, può darsi. Ah, no, cosa che c'è? Come c'è qualcosa che non va? Non subito. Come usa? Perché? Ah, perché ci metti. Ma B? Ma devi metterci anche SH? Sì. Ma che barra? No. Ah, vabbè, c'è qualcosa. C'è qualcosa che non ci possono fare un po'. Normalmente gli avviatori l'avviatore ha solo il path, cioè un percorso e basta, o scrivono anche se anche davanti, no? Non ricordo. Beh, come diciamo prima cosa vuoi avviare, cioè. Possiamo anche scrivere questo qui, cioè ci sono già un oggetto che è lì. Inserito come eseguire il file, quindi dove è scritto? Non ho visto, ha scritto che eseguivi, eh? Dove è scritto che eseguivi? Permetti di eseguire il file come ovvero un aspetto del terminale che se no, scherzo per favore, eseguimi questa cosa ed è qua, ok? Gli dice esegui WebHTML come eseguibile, il sistema dice con cosa lo eseguo questo, c'è anche diciamo all'interno del file il programma per definito per l'apertura, viene specificato qui come programma bin sh e fa partire quello per interpretare lo scritto. Il messaggio di errore è non vede il file eseguibile. Il messaggio di errore, in effetti, qual è il messaggio di errore? Cioè che non vedi il file praticamente. No, non so funziona. Però, credo c'è come scritto. Fare il directory non esistente. Tu
questo? Ah, questo è leggermente terminato. Qui apro questo terminino qui è una seconda. Apro terminale perché tu usai un terminale, quindi ho aperto terminale. Esatto, ho fatto un terminale. Esattamente, questo è un terminale che ho detto apro terminale, faccio vedere cosa succede. E non è riuscito ancora una volta a impensare dalla home, quindi infastidito dalla cosa. Poi sono seguito il percorso. No, ma tutto il percorso c'era. Prova a fare un directory bin sulla tua home e spostare il file eseguibile dentro il bin.